Allora, buonasera, bentrovati a tutti. Questo è il terzo appuntamento del ciclo di Roberto Fineschi, Ripartire da Marx, organizzato dalla campagna Noi Restiamo e dalla Rete dei Comunisti. Una breve contestualizzazione di questo incontro rispetto ai precedenti e ai prossimi. Allora, il ciclo innanzitutto consta di 6 incontri. Nel primo, Roberto Fineschi ha un po', diciamo, contestualizzato la storia e la struttura della Megadue, l'edizione delle opere complete di Marx e Engels, e ha anche spiegato perché è importante in questo momento ripartire da Marx e quindi ripartire da un'edizione, quindi l'importanza di un'edizione filologicamente corretta, diciamo, dei suoi testi per poter cogliere l'ampiezza del suo pensiero, che, quindi per poter far sì, insomma, che il pensiero di Marx possa essere utile anche a indirizzare un'azione politica. Nel secondo incontro, invece, Roberto si è occupato della teoria del processo storico e ha quindi analizzato la temporalità storica del modello di produzione capitalistico. Con l'incontro invece di oggi e con quello di domani, che si terrà sempre qui alla Libreria Comunardi alle ore 18, il focus, diciamo, si sposta leggermente verso un Marx economista, anche se Roberto ha messo in guardia dal considerarla un'etichetta troppo rigida. Ha ricordato che si tratta, per quanto riguarda Marx, di etichette economista, storico, filosofo, che non vanno prese affatto troppo, in modo troppo rigido. Il quinto e il sesto appuntamento, raggruppiamo sempre per esigenze, diciamo, di comunità, più che per esigenze tematiche in senso stretto. Dicevo, il terzo blocco di incontri, il quinto e il sesto, si terranno giovedì 19 e venerdì 20 maggio, sempre in questo fascio orario, quindi giovedì alle 21 e venerdì alle 18, sempre qui alla Libreria dei Comunardi. Libreria che colgo l'occasione per ringraziare, così come naturalmente ringrazio Roberto Fineschi, ringrazio i presenti, ringrazio anche tutti coloro che ci hanno dato una mano, insomma, hanno reso possibile la realizzazione di questo corso, facendo un'offerta libera all'indirizzo che avevamo reso noto sul web di crowdfunding negli scorsi mesi. Tra l'altro, colgo l'occasione per insomma, dire che, dato che l'attività politica ha un costo, insomma, se c'è qualcuno, naturalmente mi rivolgo a chi non avesse già fatto un'offerta, ma tra i presenti oppure tra quelli che seguono il corso su internet, che volesse contribuire con un'offerta, chiaramente sarebbe il benvenuto. Invito quindi a seguire le pagine, rispettivamente su Facebook, Noi Restiamo, e della Rete dei Comunisti. Gli indirizzi mail sono utili per quanto riguarda le letture preparatorie che Roberto ha preparato per un incontro. Se ci scrivete, noi le possiamo inviare prima degli incontri. Chiaramente gli indirizzi mail sono noirestiamotorino@gmail.com e rdc.torino@gmail.com. C'è anche il blog di Roberto Fineschi, che si chiama Marx Dialectical Studies, con contenuti degni di interesse. Volevo infine segnalare le prossime iniziative, quelle più imminenti, della Rete dei Comunisti. Ci sarà un convegno sabato 30 aprile a Bologna, organizzato su scala nazionale. Sarà comunque possibile seguirlo in streaming, in diretta, sul sito di Radio Città Aperta, un convegno che verterà sulla formazione e la ricerca nella cornice delle riforme, o meglio delle controriforme impresse all'interno del quadro europeo. Mentre, per quanto riguarda Noi Restiamo, il martedì 3 maggio alle 18 presso la Cavallerizza Reale, quindi qui vicino, si terrà la presentazione del libro di Vincenzo Scalia intitolato Filiere Letiere, mafiose, criminalità organizzata, rapporti di produzione e antimafia, in presenza dell'autore e del ricercatore dell'Università di Torino, Antonio Vespi. Direi che ho parlato fin troppo, allora lascio la parola a Roberto Pinesi. buonasera a tutti. Ringrazio tutti i presenti per la partecipazione, gli organizzatori dell'invito, la libreria per l'ospitalità e inizio ad affrontare il tema di oggi. Come veniva detto prima, sebbene il titolo sia Marx economista, ho insistito nel mettere le virgolette a questo termine,
perché in realtà la teoria del capitale di Marx non è semplicemente una teoria economica nel senso corrente del termine, ma una più complessa teoria del modo di produzione capitalistico, cioè della società capitalistica, per dirla in maniera semplice, che e quindi come tale ha implicazioni tanto economiche quanto sociali quanto ideologiche. Diciamo, è una teoria del tutto sociale, il modo di produzione capitalistico. Naturalmente ha anche categorie economiche in senso più stretto, però non bisogna mai perdere di vista lo spettro più ampio, perché questo è onestamente uno dei punti chiave dello sforzo di Marx, pensare la complessità del modo di produzione capitalistico, senza le distinzioni in settori divenute poi molto popolari successivamente. Il titolo fa riferimento, il titolo dell'incontro, Merce, denaro o valore lavoro, fa riferimento, soprattutto nella seconda parte, valore lavoro all'impostazione tradizionale, la recezione tradizionale, in particolare del primo capitolo, del primo libro del Capitale. E con questa etichetta più o meno si riassume la teoria economica di Marx. Tutti sanno che Marx è il teorico del valore. Ora non so se l'ho scoperto io, ma insomma, diciamo, forse, insomma, quantomeno io non ho trovato nessun altro che lo abbia scritto. Il valore lavoro è bene ricordare a chi non lo sa, che non è, è un termine che Marx non ha mai usato in vita sua, e fin qui, insomma, già questo secondo me è significativo, cioè l'idea di scrivere nei manuali che Marx è un teorico di questa cosa e questa cosa Marx non l'ha mai detta in questi termini, è abbastanza curioso. E proprio perché mi faceva specie che si dicesse in questa maniera, mi è venuto il luzzolo di andare a vedere chi l'aveva inventato questa definizione. E come esito delle mie ricerche, ora lo dico come risultato parziale perché non ho trovato nessun altro che l'abbia detto, ma forse c'è. Comunque, quello che ho trovato io è Baumbauerk, cioè, il nemico numero uno di Marx, cioè quello che si è impegnato anima e core a scrivere un pamphlet per distruggere la teoria del capitale di Marx. E prima la introduce parlando di Rodbertus e poi la applica anche a Riccardo, a Marx, eccetera, eccetera. E quindi se noi diciamo che Marx è il teorico del valore del lavoro, parliamo della teoria di Marx, primo non usando le parole di Marx e secondo usando le parole di Baumbauerk, che è veramente straordinario. Come capirete sono abbastanza critico di questo approccio, perché? Perché diciamo, questo tipo di approccio è così popolare che a volte mi sono trovato in situazioni abbastanza, in parte paradossali, perché avevo fatto questa tirata che ho fatto adesso dicendo il valore lavoro e avevo, perché l'avevo fatto in un contesto di economisti e quindi ero abbastanza su di giri. E uno ha detto all'altro, no, lui non dice valore lavoro, e l'altro ha risposto, perché? E lui come dice? Lui ero io. E io ho risposto, no, Marx come dice, perché Marx dice in un'altra maniera, e Marx parla di merce e denaro. Questo è il titolo, merce è il titolo del primo capitolo, merce e denaro è il titolo della prima sezione. E quindi la teoria del valore di Marx è un pezzetto della più complessa analisi di merce e denaro. E quindi va, per essere intesa correttamente, va, come dire, contestualizzata in questo ambito, diciamo. Ora, fatta la tirata un po' teatrale, tornando un attimo più seri, diciamo, la teoria del valore lavoro, impostata nei termini tradizionali, è stata al centro di un dibattito sterminato, come saprete se vi siete occupati di Marx. In particolare perché sulla base di questa teoria, secondo le critiche più forti, a un certo punto non è possibile derivare i prezzi di produzione, cioè esisterebbe una contraddizione insanabile tra la teoria del valore lavoro del primo libro e la teoria dei prezzi di produzione del terzo, il celeberrimo problema della trasformazione dei valori in prezzi.
che è uno dei, dei temi classici, insomma, della, dell'economia marxiana. Perché è così importante questo punto? Diciamo, se andiamo a guardare l'economia mainstream e cerchiamo le contraddizioni, non ci basta la penna e non ci bastano i quaderni per scriverle tutte, perché spesso è un carenza di premesse o premesse arbitrarie o premesse raffazzonate in modo che il risultato torni. Perché in Marx, come dire, enfatizzare così tanto questo problema rispetto invece a tantissime altre cose che anche nella versione tradizionale funzionano benissimo? Perché il motivo è veramente alla fine molto politico, perché se c'è una contraddizione insanabile tra il primo libro e il terzo libro, c'è sostanzialmente una contraddizione insanabile in tutta la teoria, perché questo è l'asse portante dal primo al terzo, quindi la teoria non funziona, quindi insieme alla teoria del valore del lavoro e alla mancata trasformazione buttiamo a mare lo sfruttamento, l'opposizione di classe, bla bla bla. Cioè è un modo per dire che la teoria del capitale è, essendo incoerente in questo punto centrale, alla fine è inutilizzabile tout court, sostanzialmente. Per questo motivo nel dibattito tradizionale si è cercato in vari modi di risolvere la questione, di trovare soluzioni al problema. Il dibattito è stato, ora di questo magari parlerò poi più in dettaglio domani, il dibattito è stato ampio, ha coinvolto personalità di primissimo piano, diciamo, per menzionarne solo uno che probabilmente è il più influente, Sraffa, e poi il seguace di Sraffa, fino alle soluzioni di Marx dopo Sraffa, di Stidman, per cui praticamente la teoria del valore o è contraddittorio o è ridondante, quindi si può semplicemente accadere. Dunque, a mio modesto parere, se impostiamo il dibattito nei termini del valore lavoro come è stato fatto tradizionalmente, è un esito più o meno inevitabile. Cioè io, come dire, ho una buona valutazione di questo dibattito tradizionale, nel senso che è stato coerente, partendo da quelle premesse, più o meno ha portato a quelle conseguenze. Ci sono varianti, ci sono posizioni leggermente divergenti, però di fatto la zuppa è quella. Quello che dico io non è tanto che bisogna cercare una nuova soluzione del classico problema della trasformazione. Quello che bisogna capire, a mio parere, è che era impostato male. Cioè che in realtà partire dalla formulazione della teoria del valore lavoro, come è stato fatto tradizionalmente, è semplicemente sbagliato, perché Marx non diceva quello. Quindi la teoria del valore lavoro tradizionale è una semplificazione della assai più complessa teoria di merce e denaro, che è quello di cui parla Marx nei primi tre capitoli, e se noi studiamo non valore lavoro, ma la teoria di merce e denaro, abbiamo tutta una serie di prospettive diverse che, come poi cercherò di mostrare domani, possono portare a una non contraddizione sostanzialmente tra il primo e il terzo libro, o comunque a una prospettiva interpretativa diversa da quella del dibattito tradizionale. Quindi il dibattito tradizionale è coerente ma mal posto, questa è in soldoni la mia posizione. Perché insisto che non c'è il valore lavoro ma c'è merce e denaro? Perché la teoria del valore lavoro intesa tradizionalmente è una teoria che sostanzialmente poggia su pochissime pagine del testo di Marx. Sostanzialmente per questa teoria basta alla fine il primo paragrafo del primo capitolo e il nono capitolo del terzo libro del Capitale. È tutta costruita su questi due testi. Ma se invece andiamo a vedere dove Marx individuava una maggiore complessità, cioè dove, a quali parti del testo del primo capitolo Marx si è dedicato di più, vediamo che non è il primo paragrafo, ma in realtà quello a cui si è dedicato di più è il terzo, che è la forma del lavoro. Ora, dato che sono appassionato dell'edizione critica, spero mi perdoniate se faccio un piccolo excursus in questa direzione, perché questo primo capitolo è probabilmente il testo più tormentato della carriera di grafomane di Marx, perché lo ha scritto un'infinità di volte.
La prima formulazione più o meno del contenuto di questo capitolo la troviamo nei Grundrisse, poi per la critica abbiamo, per la critica dell'economia, Grundrisse 57-58, poi nel 59 abbiamo per la critica dell'economia politica, poi abbiamo una versione andata perduta del 63, poi abbiamo la bozza della prima edizione a stampa che è andata perduta ma che probabilmente era diversa. Poi abbiamo il primo capitolo della prima edizione del 67, del primo libro, che è quello che effettivamente lui per la prima volta scrive come primo capitolo del Capitale, in cui, come già accennavo, mi pare, la volta scorsa, introduce una doppia trattazione proprio della forma di valore. Di nuovo a sottolineare che la forma di valore è il punto difficile della sua teoria, non è la sostanza di valore, non è la grandezza di valore, il punto difficile è la forma di valore. Scrive nel primo capitolo una versione che è molto complicata, scritta in una maniera geroglificamente hegeliana, e Engels gli dice: guarda, non ci si capisce niente. Allora lui, mossa a pietà, scrive una seconda versione per i non dialettici che mette in appendice. E nel terzo c'è proprio scritto: chi non si intende tanto di dialettica, salti queste pagine e invece legga l'appendice. Ora, diciamo, poi chi legge l'appendice non è molto confortato, perché anche l'appendice di fatto non è proprio facile facile, però in compenso ha due versioni diverse che differiscono anche proprio per delle categorie che si usano, perché per esempio nel testo del primo capitolo non si sviluppa la forma di denaro, faccio per dire, che invece si sviluppa nell'appendice. Quindi sono proprio diverse, anche, non solo nell'esposizione, proprio diverse nel metodo. Questa soluzione evidentemente non poteva essere soddisfacente, e allora Marx scrive un manoscritto tra il dicembre del 71 e il gennaio del 72. In cui, scusate, nell'edizione del 67 non c'è neanche il capitolo sul feticismo della merce. Ci sono alcuni passaggi nella forma di equivalente che poi saranno ripresi nel capitolo sul feticismo, ma propriamente non c'è il capitolo sul feticismo. Tra il dicembre del 71 e il gennaio del 72 redige questo manoscritto in preparazione della seconda edizione tedesca, in cui praticamente abbozza la struttura che poi sarà più o meno la struttura finale, e per la prima volta qui abbiamo l'elaborazione del capitolo sul feticismo, una rielaborazione di tutta la forma di valore, in cui praticamente lui usa sostanzialmente l'appendice inserendola nel testo, però con varie modifiche. Insomma, se vi mettete a confrontare le varianti, veramente una lavorazione estremamente complessa e articolata. A quel punto, diciamo, con la seconda edizione tedesca più o meno è finita, se non fosse che c'è anche l'edizione francese in cui Marx inserisce alcuni altri passaggi, sempre elaborati in questo manoscritto 71-72, che però non erano finiti nella seconda edizione tedesca. Alcuni di questi passaggi sono molto interessanti per avere diciamo, come indicazione su come intendere lo sviluppo nel suo complesso. Quindi, ripeto, la cosa che cambia di più in questa stratificazione che menzionavo è la forma di valore. Quindi, per Marx, il punto difficile di tutta questa teoria non è tanto la sostanza di valore, non è tanto la grandezza di valore, ma è la forma di valore. È la forma di valore lo snodo per capire la specificità della teoria, non tanto del valore, ma capite, già qui il valore, io ho usato tre categorie per parlare del valore: sostanza, grandezza e forma di valore. Quindi la categoria di valore non è semplicemente lavoro oggettualizzato, questo è il punto. Perché questo sostanzialmente è ciò a cui, almeno nelle interpretazioni più riduzionistiche del dibattito tradizionale, è stata ridotta questa cosa. Va bene, diciamo, ripartendo da capo, qual è il punto? Se non è il valore, se non è il valore lavoro,
Qual è la categoria che secondo Marx è lo snodo da cui partire? È il punto concettuale fondamentale per capire alla fine tutta la teoria del modo di produzione capitalista. Qual è? Lorenzo. La merce, bravo, hai studiato. Abbiamo Lorenzo che è la merce, è la merce. Va bene, allora. Questo scherzo di me. Ciao, su questo Marx non ha dubbi mai, mai, cioè arriva a questa conclusione alla fine del Grundrisse. L'ultima pagina del Grundrisse dice, sì sì, valore, valore, ma in realtà il punto di partenza è la merce. E dall'in poi partirà sempre con la merce. Le categorie del valore sono tutte categorie della merce. E se non si parte dal concetto di merce, non si capisce niente del concetto di valore. Che cos'è una merce? È proprio quello da cui parte Marx nella sua analisi. Dice, no, la ricchezza della società in cui domina il modo di produzione capitalistico si manifesta fenomenicamente, cioè appare alla superficie della società, come un'immane raccolta di merci. La merce singola come sua forma elementare. La nostra indagine comincia perciò con l'analisi della merce. Quindi tutte le categorie del valore si predicano della merce, non del prodotto, perché questa è la differenza chiave sia per capire il concetto di merce sia per capire la temporalità specifica del modo di produzione capitalistica. La volta scorsa abbiamo parlato di questa temporalità, ma è il concetto di merce che la incarna specificamente, perché quali sono le caratteristiche della merce? La merce ha sostanzialmente due qualità fondamentali, che sono: la prima, essere un oggetto d'uso. Se non è oggetto d'uso, un prodotto non è neppure merce, perché nessuno lo vuole, sostanzialmente nessuno mai lo comprerà. Marx chiama l'utilità delle cose il contenuto materiale di qualunque forma di ricchezza storica. Cioè, tutte le forme storiche di ricchezza avranno un contenuto materiale che ha un uso. Essere solo valore d'uso non basta però per essere una merce, diciamo, è una condizio sine qua non, ma non è sufficiente. Perché non è sufficiente? Perché l'essere valore d'uso, essere utile, non distingue un periodo da un altro, perché che il mio grano lo abbia prodotto lo schiavo, lo abbia prodotto un operaio, lo abbia prodotto mio zio per conto proprio, non si vede nell'utilità del grano. Cioè l'effetto utile del grano non ci dice quali condizioni storico-sociali lo hanno prodotto. L'utilità di per sé non è necessaria, ma non è sufficiente. Questa di per sé è già una critica sostanziale, o quantomeno un elemento di una critica sostanziale alla teoria dell'utilità marginale, che cerca di basare anche tutta la teoria dello scambio sulla semplice utilità marginale, appunto. E invece, secondo Marx, il punto è che qualunque società produrrà dei valori, oggetti d'uso, questo non le distingue. Quello che distingue una merce è che è anche portatrice di valore. Le due caratteristiche della merce sono l'essere valore d'uso e valore. Nelle prime versioni Marx diceva valore e valore di scambio, anche in Per la critica, mi pare, diceva valore, e anche nella prima edizione tedesca diceva valore e valore di scambio. Invece adesso dice solo valore, e tra parentesi metti sostanza di valore e grandezza di valore. Perché in realtà il valore di scambio sarà la forma di valore, parlando più tecnicamente. Che cosa vuol dire che è valore? La versione tradizionale del valore lavoro dirà che c'è del lavoro, del tempo di lavoro astratto, oggettivato in questo prodotto. Cioè che per produrlo ci sono volute 5 ore, per esempio, 10 ore. Questo tempo oggettivato è quello che ne determina il valore. Questo è la sostanza di questo valore, è come dire il dispendio di lavoro in astratto, cioè senza considerare la forma specifica in cui questo è avvenuto. Non importa se è stato un tessitore, un muratore o chi sia,
in quanto guardiamo solo alla sua determinazione di valore, quello che conta è questo dispendio in astratto, il fatto che del lavoro sia stato speso per la realizzazione. E la grandezza è il tempo impiegato. Se ci limitiamo a questo, in realtà noi abbiamo vari difetti che sono poi quelli che sono stati imputati a Marx, almeno in varie fasi del dibattito successivo, che è una cosa semifisiologica. Una delle critiche era questa, cioè che c'è un residuo naturalistico in questo, cioè che un certo dispendio fisico abbia determinato un'oggettualità, e quindi diciamo e quindi in questo senso che questo qui sia anche in qualche modo transstorico, perché questo dispendio fisico ci sarà più o meno non solo in questa epoca ma anche in altre, quindi un residuo naturalistico, diciamo, di questa cosa. D'altro canto, un'altra critica è che questa grandezza è là, è oggettiva, cioè non, il fatto che sia stato speso del tempo di per sé fa sì che ci sia una oggettualità di valore presente nell'oggetto. Prima, a prescindere dal rapporto sociale, praticamente. Anche questo, di nuovo, alla fine riciccia col discorso del residuo naturalistico, cioè che praticamente il dispendio individuale di per sé determini la creazione di una grandezza oggettiva. Questo funziona solo se si ignora la forma di valore. Se si riduce a questo, solo alla teoria della grandezza di valore, la teoria di Marx. E invece Marx non fa questo. Perché in realtà Marx insiste anche in questi passi, ripetutamente, sul fatto che la determinazione di valore è una determinazione sociale. Ovvero che la grandezza di valore, anche come oggettualità, esiste solo in quanto c'è scambio di merci. Solo il relazionarsi di oggetti come merci fa sì che la loro determinazione di valore sussista. Se non c'è rapporto di merci, se non c'è scambio di merci, non c'è valore. Il valore è un rapporto sociale. Questo non vuol dire che non abbia grandezze, perché l'esagerazione di alcuni teorici della forma di valore è dire che è tutto forma e le grandezze sono arbitrarie. No, non è questo, le grandezze ci sono. Ma le grandezze sussistono solo in quanto esiste il rapporto sociale, e vedremo come il rapporto sociale in una certa misura poi determini anche, contribuisca a determinare le grandezze, ma questo lo vedremo più domani. E come chiama Marx il valore? Lo chiama la sua forma sociale. Quindi in una merce abbiamo due dimensioni, quella del contenuto materiale, che è il valore d'uso, e che sarà sempre lo stesso, cioè questa caratteristica sarà presente in tutti i prodotti di tutte le forme storiche, saranno utili, ma ha in più questa determinazione sociale, questa forma sociale dell'essere valore, cioè dell'essere una oggettualità prodotta dal dispendio di tempo di lavoro, che però esiste come tale solo in quanto esistono individui indipendenti che producono i loro prodotti come merce che le scambiano. Se noi eliminiamo tutto questo, abbiamo almeno una tra le versioni più semplificate della tradizionale teoria del valore. Perché la forma di valore è così importante? Però non so che livello di familiarità avete con il primo libro del Capitale. Avete letto? Chi non l'ha letto? Non vi vergognate. Nessuno ha letto il primo libro, il primo capitolo. Tutti hanno letto? Che bravo. Ti ha letto il Vangelo di San Marco. Allora, giù, se avete una certa familiarità, non mi metto a dare passo passo. Però diciamo sostanzialmente, per chi non l'ha letto, faccio una breve sintesi. Marx dice che in quanto il valore d'uso, cioè l'utilità di un oggetto, è transstorica, essa allo stesso tempo è determinata e caratterizzata dalle qualità specifiche dell'oggetto, cioè il grano è il grano perché è fatto così, una scarpa perché è fatta così,
e queste loro qualità specifiche le differenziano da tutte le altre. Una scarpa non è il grano, proprio perché fisicamente sono cose diverse, e per questa ragione il lavoro che li produce sarà tecnicamente, sarà qualitativamente diverso, perché per produrre il grano devo usare certe tecniche che non sono le stesse ovviamente che utilizzerò per produrre una scarpa, eccetera, eccetera. Quindi secondo Marx non è possibile cercare in questi elementi ciò che accomuna due merci. Le loro qualità fisiche li differenziano, non li accomunano. Ciò che li accomuna è l'essere prodotto del lavoro. E quindi, diciamo, astraendo da tutte le loro qualità fisiche naturali e per quanto riguarda il lavoro, astraendo da tutte le caratteristiche specifiche di quel tipo di lavoro, noi abbiamo questo generico essere identiche in quanto prodotto del lavoro. E quindi, diciamo, in quanto prodotto del lavoro, loro sono... Perché il punto è questo: come posso dire che una scarpa è uguale a, che ne so, a due bottiglie di vino, ipotizzando che abbiano lo stesso valore, cioè che siano scambiabili come equivalenti? Perché esiste questa relazione? Cosa hanno di uguale una scarpa e due bottiglie di vino? Non è un vezzo, diciamo, io devo trovare un criterio di comparabilità, devo dire perché questo scambio avviene, com'è possibile che avvenga, cosa c'hanno in comune? In quanto scarpa e vino come oggetti naturali, non in quanto prodotti fisici diversi, non riesco a trovare niente in comune, e allora Marx dice no, quello che hanno in comune è di essere prodotti del lavoro. Però questo premesso, capite, che si scambino. Cioè la premessa implicita o esplicita di tutto questo è che siano due merci, che siano due oggetti che vanno a scambiarsi, altrimenti tutto questo discorso non serve a niente. Perché se io mi faccio le scarpe e me le metto, non ho il problema di vedere a cosa sono uguali. Se io mi faccio il vino della vigna e me lo bevo, non ho il problema di sapere a che cosa è uguale. Cioè tutta la problematica del valore nasce in quanto devo spiegare gli scambi. Come è possibile che gli oggetti si scambino? E quindi Marx introduce questo concetto e quello che dice anche è che non è semplice capire quanto ce ne sta di valore nelle singole merci, perché quello che appare è un movimento di cose. Se io scambio le mie bottiglie per la tua scarpa, io non lo vedo quanto lavoro c'è dentro, io vedo le bottiglie e le scarpe. Capite? Nel movimento delle merci il valore come valore non appare, non si sa quanto valore c'è dentro, quante ore di lavoro ci sono dentro, non è fenomenicamente evidente. E infatti implica un lungo processo storico alla fine del quale si creano delle categorie che permettono di avere un accesso alle grandezze. Ma vedremo che questo accesso non è mai in ore di lavoro. E questa è un'altra critica della concezione tradizionale. Che misura in ore di lavoro, che pensa di poter misurare in ore di lavoro a livello fenomenico? Invece a livello fenomenico si misura in denaro. Questo è il risultato di tutta l'idea di Marx, complessivamente. E Marx dice, ma se noi scambiamo due oggetti, vabbè, può essere anche una cosa completamente arbitraria, io tipo, come con i selvaggi, no? Quando i conquistatori vanno là per montagne d'oro, scambiano cose di nessun valore. Questo è uno scambio arbitrario, ma il punto è che se eliminiamo questi casi specifici e andiamo invece a vedere scambi generalizzati, quello che emerge è che si creano dei rapporti regolari, cioè che più o meno le stesse quantità di cose si scambiano con le altre quantità di cose universalmente. Quindi c'è qualcosa di comune a tutte, questo è il punto. Cioè Marx non sta postulando, sta dicendo che è empiricamente evidente che c'è qualcosa che le accomuna tutte, che c'è un criterio che le rende tutte uguali. Perché alla fine per tutti quelle scarpe hanno, in un mercato generalizzato, per tutti quelle scarpe hanno quel valore, per tutti quel vino ha quel valore. Non è una cosa arbitraria di me e te. Esiste un consenso universale degli scambianti
considerare che quelli sono i rapporti di scambio effettivi. E di nuovo, qual è questo qualcosa? E Marx insiste, è il valore. Però il valore non appare, è questo. Capite? In questo scambio di oggetti, nessuno, non ci hanno scritto in fronte 5 ore di lavoro, 6 ore di lavoro. Al giorno d'oggi hanno scritto un prezzo, ma il prezzo non è in ore di lavoro, di nuovo. Cioè le ore di lavoro non sono un criterio di misurazione empirica delle grandezze di valore. E invece della teoria tradizionale del lavoro si pensa di poter misurare empiricamente in ore di lavoro, cosa che invece Marx dice non è possibile. Come si fa a misurarle? Proprio perché una merce, in quanto valore, è sostanzialmente un rapporto sociale, Marx dice che una merce da sola non è una merce, per definizione, perché una merce è un oggetto che si scambia, quindi ce ne sono almeno due. Una merce da sola è un prodotto. Il mio professore diceva che per capire che il denaro è un rapporto sociale, basta andare su un'isola deserta con $1 milione. Che cosa ci fate? E lì faceva una battuta a scurrire, però per dire che non ci si compra niente perché non c'è nessuno che le vende, capite? Una merce da sola non è una merce, è un prodotto. Allora il rapporto, la Marx inizia a studiare il rapporto tra due merci, perché è lì che la cosa quaglia sostanzialmente. E allora se dico che 20 braccia di lino sono uguali a un abito, che cosa sto facendo in realtà? Marx si mette ad analizzare che cosa sta facendo quando semplicemente afferma questa cosa. E allora Marx dice che proprio perché una merce da sola non può mostrare il valore, quello che fa è usa la seconda merce come uno specchio. Cioè questa seconda merce diventa, nella sua corporeità fisica, in quello che è lei effettivamente, un abito, lo specchio della grandezza di valore dell'altra merce. Cioè nel dire che 20 braccia di lino sono uguali a un abito, l'abito dice che è l'equivalente di 20 braccia di lino, cioè dice quanto valgono 20 braccia di lino, quanto valgono un abito. Perché nella generalizzazione degli scambi sarà così? Perché questo è quello che effettivamente sarà il rapporto di scambio predominante sul mercato e quindi non se lo inventa lui, diciamo, prende una cosa data, diciamo, e ti dice cosa sta facendo la seconda, ti sta dicendo quanto vale la prima, è il suo valore di scambio. Cioè la forma di valore non è che il valore di scambio. Qual è il valore di scambio di 20 braccia di lino? Un abito. Vale un abito. Ma io nel dire questa cosa non lo dico quante ore di lavoro ci sono. Marx dice hanno la stessa grandezza perché ci sono le stesse ore incorporate, ma queste ore come tali non appaiono. E non appariranno mai. E questa è la cosa straordinaria di questo giochino. Marx chiama la funzione della prima merce la forma relativa di valore, e quindi la merce che esprime il suo valore in forma relativa di valore, la merce che funziona da specchio, la chiama equivalente. Questo rapporto tra due merci è sufficiente per esprimere compiutamente, in maniera adeguata, il concetto di valore? Non è sufficiente. Perché non è sufficiente? Perché non è sufficiente? Andiamo. Qualcuno tu lo sa. Perché non sappiamo il valore della, cioè avrei bisogno di un'altra merce per determinare il valore dell'equivalente della merce specchio, diciamo. Perché se il valore è erogazione di dispendio di lavoro astratto come tale in generale,
l'equivalenza con una merce è sufficiente ad esprimere la natura universale di questo rapporto? No, perché in quanto valore questa è in teoria equivalente di qualunque cosa. E invece questa sua natura universale, tra virgolette, cioè di essere uguale a tutti, la esprime in una merce sola, nell'abito. E quindi l'abito di per sé non rappresenta l'universalità delle merci, è una sola. E allora che cosa fa Marx? Sviluppa questa forma semplice in una forma estesa. E che cosa fa? Aggiunge la lista di tutte le merci possibili e immaginabili. Queste 20 braccia saranno uguali a un abito, a X caffè, a Y libri, a Z qualunque cosa. Cioè, questo abito, queste braccia di tela, avranno un'equivalenza con tutte le merci che sono sul mercato. Sono in teoria scambiabili con tutte le merci che sono sul mercato. E quindi è una estensione all'infinito di braccia di tela con tutte le merci. Questa la chiama forma dispiegata di valore. È una lista infinita. Da una parte avete 20 braccia di tela e dall'altra avete 4-5 esempi e poi eccetera. È quella che Hegel avrebbe chiamato una cattiva infinità. Cioè una lista che non finisce mai. Quando ce n'è uno nuovo si aggiunge la lista. Basta questa forma per esprimere adeguatamente il contenuto universale del concetto di valore? In parte sì, ma sostanzialmente no. Sì, perché adesso ce le ho tutte, ma no, perché non esiste un equivalente. Esiste, cioè, come dire, io posso cambiare il posto delle 20 braccia di tela e mettere al posto delle 20 braccia di tela un abito. Poi posso togliere l'abito e ci posso mettere qualunque cosa. Però ogni merce avrà un equivalente diverso, perché passa dalla parte destra alla parte sinistra, e quello che era a sinistra passa a destra, e quindi tutti gli equivalenti saranno tutti diversi. Non esiste un equivalente unico per tutta la società nel suo complesso. E allora Marx dice, dobbiamo fare un altro passaggio. Dobbiamo avere l'equivalente generale nelle versioni tradizionali, ma nella nuova edizione che abbiamo fatto lo chiamiamo equivalente universale, perché in realtà le tre forme di equivalente che Marx sviluppa in questa teoria sono singolare, particolare, universale. Cioè uso la teoria del sillogismo di Hegel. Nella traduzione di generale questo andava per tutto, ma in realtà usa proprio la triade del sillogismo, che poi userà anche nella teoria della circolazione. Del giudizio e del sillogismo. Come facciamo ad avere questo equivalente universale? Cioè, invece di sostituire uno per volta una merce dalla funzione di equivalente a quella di forma relativa, specularmente invertiamo tutto, cioè mettiamo tutte le merci in forma relativa e una sola la escludiamo come equivalente. In questa maniera abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, perché adesso abbiamo abbiamo una espressione dell'universalità di valore, perché tutte le merci sono incluse in questo rapporto, e in più abbiamo che è una sola, la stessa per tutti. E quindi proprio perché tutti si specchiano in questa unica merce esclusa, sono fra sé comparabili. Che cosa è successo sostanzialmente? Che la sostanza di valore che era nascosta dentro la merce è diventata un individuo fisico, un oggetto fisico di fronte a tutte le altre. Il denaro sostanzialmente. Cioè l'equivalente universale è, come nella sua fisicità di oggetto d'uso, rappresentante del valore universale. Perché tutte le merci manifestano il loro valore in lui. È come Dio di fronte agli uomini, abbiamo Cristo come incarnazione di Dio di fronte a tutti gli uomini. Cioè praticamente una merce è una singola merce particolare, nella sua particolarità d'uso, è l'incarnazione della merce come tale, è la merce universale, è il valore come tale fisicamente presente. E in quanto tale tutte le merci potranno dire valgo un abito o due abiti a seconda, perché tutte potranno. E a questo punto il passaggio al denaro è semplice, tra virgolette. Usiamo
una merce specificamente, in genere l'oro, almeno in passato, insomma, al posto dell'abito, di quello che volete, perché l'oro nella sua fisicità ha delle caratteristiche che si prestano alla funzione, è divisibile, può essere rifuso, può essere spezzettato, eccetera, eccetera, e quindi questa merce oro diventa la merce par excellence, diventa l'incarnazione della merce. Però capite, di nuovo, anche a questo livello, vediamo che le ore di lavoro non compaiono fenomenicamente. Fenomenicamente compaiono merci a questo punto con un prezzo, perché l'esistenza fisica di una merce che funziona come il denaro permette di dare un prezzo a tutto quanto. E quindi tutto vale 5 euro, 10 euro, 20 euro, vale once d'oro, meglio, insomma, poi il passaggio alla moneta corrente è ancora più, insomma, è un altro passo ulteriore, diciamo, valgono X o Y denaro, e quindi, ripeto, di nuovo sono tra sé comparabili. Tutto questo, tutta questa genesi del denaro che cosa implica? Implica che, vedremo poi domani, anche la determinazione delle grandezze del valore si realizza in questa dinamica. Cioè le grandezze di valore non sono date prima in astratto, ma esistono sia qualitativamente che quantitativamente, in quanto abbiamo relazioni di scambio che poi producono condizioni di più sostanza, di equilibrio a un certo punto. Perché nel dibattito tradizionale si è potuto credere che queste grandezze di valore fossero date di per sé? Perché Marx introduce a questo livello una clausola d'astrazione, che è la seguente: presupponiamo che tutto si venda. È questo il modo. Marx assume fino al nono capitolo del terzo libro incluso che non ci sono problemi di realizzo, che quello che si produce si vende, che domanda e offerta si equiparano, cioè non indaga le dinamiche della concorrenza, non indaga altre categorie che vedremo domani, ma, come dire, per studiare il fenomeno, questo aspetto della teoria nel suo aspetto puro, tra virgolette, cioè senza appunto considerare gli effetti della concorrenza, sostanzialmente, presupponiamo che tutto si venda. Se io presumo che tutto si vende, come dire, le grandezze di valore prima degli scambi sono automaticamente sociali, perché io assumo che le vendo, quindi non ho il problema di vedere se le vende effettivamente questo, e come questo eventualmente modifica o interagisce con la determinazione di grandezza di valore. Questo aspetto, che però è un aspetto solo da è una clausola d'astrazione, non è come poi nel modello più complesso effettivamente le cose funzioneranno. Ripeto, Marx dice: vediamo come funzionano le cose assumendo che tutto vada bene, poi vedremo come funzioneranno assumendo che qualcosa non vada bene. Però assumendo che tutto va bene, e se assumo che tutto quello che è prodotto è venduto, non ho nessuna differenza tra prima e dopo lo scambio, perché, capite, se io ho la garanzia che quello che produco lo vendo, è automaticamente la grandezza di valore incorporata e anche la grandezza di valore sociale. Perché, questo è il punto, dov'è la determinazione della socialità in un sistema come questo? Va bene. Allora, qual è il contatto sociale in un sistema come questo, dove abbiamo produttori autonomi e indipendenti che producono merci per il mercato? Ma quindi dove si toccano? Dov'è che entrano in relazione? Nello scambio, nella circolazione, e poi complessivamente nella circolazione. Capite? Questi i loro prodotti individuali, la loro identità individuale viene riconosciuta come sociale nella forgia dello scambio. Se questi non passano per lo scambio, non diventano sociali. Funziona così: questi sono produttori autonomi e indipendenti che hanno il loro prodotto che
finché non vanno al mercato, finché non lo vendono, il loro non è sociale, perché se io faccio il mio prodotto e non lo vendo, non è sociale al punto che me lo riporta a casa mia. È proprio praticamente, non sono, diciamo, me lo riporta a casa mia, e invece lo scambio è il riconoscimento sociale del mio prodotto individuale come collettivo, e quindi anche la determinazione della sua grandezza avviene in questa dinamica. Questo non vorrà dire che lo scambio determina la grandezza di valore, però sarà una cosa più complessa che vediamo domani. Però insomma, questo è il punto. E questo in realtà è la vera spiegazione di tutto il feticismo della merce, sta qua. Che cos'è il feticismo della merce? È l'idea che un oggetto abbia valore di per sé. Cioè è l'idea che il denaro sia denaro, abbia potere sociale in quanto quell'oggetto fisico lì. È l'idea che la mia merce abbia valore in quanto prodotta per lo scambio. Cioè l'idea che le qualità sociali che si sviluppano, come ho cercato di spiegare, siano qualità intrinseche degli oggetti fisici. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è il fatto che fenomenicamente è proprio vero che il denaro ha potere. Capite? Non è solo una falsa coscienza, cioè non è solo non è vero e cos'ha. Se io ho $1 milione, ho molto più potere rispetto a uno che ha 10.000 lire, insomma, che ha $100. È vero che avere denaro dà potere. E quindi, ma perché? Perché questo meccanismo, proprio perché la socialità avviene attraverso lo scambio di oggetti, fa percepire ai soggetti che sono gli oggetti a avere potere e non le loro relazioni sociali che creano un sistema per cui gli oggetti hanno potere. Però, capite, gli oggetti ce l'hanno veramente questo potere nel modo di produzione, nella circolazione di merci. È proprio vero che il denaro ha potere. Il feticismo consiste nel credere che non sia il rapporto sociale degli scambianti e producenti privati che produce un sistema di relazioni per cui effettivamente chi ha del denaro ha potere, ma consiste nel credere che proprio il denaro ha potere, che sia l'oggetto fisico denaro che in virtù della sua qualità naturale garantisce il potere. Cioè la cosiddetta reificazione è proprio questa, cioè che i rapporti sociali si cristallizzano in oggetti e gli oggetti paiono, sono cose sociali, dice Marx. Questi oggetti diventano cose sociali, cose che in virtù dell'essere cose hanno potere su individuo e persona. Qui Marx, non lo so se mi spiego, presumo che più o meno conosciate il testo e quindi taglio, insomma, se poi non si capisce, insomma, magari delle domande, cerco di essere, delle domande e risposte, cerco di essere più chiaro. Che cosa dice Marx? Qui Marx spiega veramente che cosa intendeva quando criticava i giovani hegeliani, che erano degli idealisti, che erano degli astratti pensatori e che mancavano l'obiettivo. Marx dice che il feticismo della merce è una parvenza oggettiva, cioè non solo che è falso, che, ripete, funziona così, perché i prodotti sociali producono questa apparenza. Per cambiare questa apparenza non basta che io ti faccia leggere il primo libro del Capitale. Se te leggi il primo libro del Capitale e hai capito che questo è il feticismo della merce, chi ha €1 milione continua a essere più potente di me che non ce li ho. E lui diceva a Giovanni Hegeliani: voi, se voi fate la critica di questi altri dicendogli che sono dei bischeri, che non hanno capito come funzionano le cose, e non cambiate le cose, non succede niente, perché questa parvenza oggettiva continuerà a riprodursi. Se non cambiamo i rapporti sociali che producono queste parvenze, la critica astratta delle parvenze non cambia il continuo riprodursi delle parvenze, come parvenze oggettive di nuovo. E questo è veramente anche qui poi parla degli illuministi,
è chiaro che, cioè, secondo me, insomma, è chiaro che lui ha in mente la critica effettiva, spiega effettivamente che cosa era in origine la critica all'idealismo della sinistra hegeliana. Non era tanto dire che avevano torto nel criticare certe cose, era nel non mostrare la genesi o nei rapporti sociali oggettivi e nel non voler modificare i rapporti sociali oggettivi che quelle astrazioni producono. Anche a Feuerbach la stessa zuppa, no? Tu riduci la famiglia celeste alla famiglia umana, poi però se non hai una teoria dei rapporti sociali che fanno vedere come si determina, ti riduci a una teoria della strappa essenza di specie e perdi la dinamica storica. Nel capitolo sul processo di scambio, Marx introduce anche altre categorie strettamente connesse a questo, perché dice che le merci non vanno al mercato da sole, la famosa introduzione, dice da sole le merci non sono capaci né di andare al mercato né di scambiarsi, ci vogliono i portatori delle merci, cioè i possessori delle merci. Anche questa è, come dire, è un'altra dimostrazione di come la teoria economica in realtà sia una teoria della società nel suo complesso, sia per quello che ho detto finora, ma anche qui emergono categorie giuridiche fondamentali del pensiero borghese, e Marx cerca di mostrare come queste siano di nuovo il portato più sostanzialmente necessario del rapporto di scambio e del concetto di merce. Perché che cosa non posso non pensare in questa teoria se voglio avere una merce? Quello che dice adesso, devo per forza avere dei produttori di merci che portano le merci al mercato, e che cosa devo avere necessariamente perché questi siano produttori di merci e non schiavi e non servi della gleba o altro ancora? Che cosa è necessario? È necessario che siano, che reciprocamente si considerino uguali. Perché se io considero l'altro uno schiavo, quell'altro è un mio oggetto che lavora con gli altri miei oggetti, che sono gli strumenti di lavoro, produce un prodotto che è già mio, perché i miei oggetti lo hanno prodotto. Non ho uno scambio di merci. Quindi se non penso l'altro come uguale a me, cioè come avente gli stessi diritti che io ho, come giuridicamente uguale a me, io non posso avere uno scambio di merci, perché se no, ripeto, cadiamo in altre forme di rapporto interpersonale. Che cosa altro devo presupporre alla nostra uguaglianza? Quale altra categoria sarà necessaria? Come? Non ancora. Liberi, devono essere liberi, perché io non decido io che cosa prendono loro, sono loro che decidono di prendere quello che vogliono. Nello scambio di merci io assumo che gli altri siano liberi di prendere o non prendere questa cosa, sta a loro. Ma uomini uguali e liberi sono i due concetti fondamentali della giurisprudenza borghese, tra virgolette, sono le categorie fondamentali del grande maestro del liberalismo, Locke. Nello stato di natura abbiamo gli individui che d'amblè sono liberi e uguali, e come tali poi iniziano, si sviluppa ulteriormente la teoria. Però Marx fa vedere come questa cosa, ben lungi dall'essere nello stato di natura, è tutt'uno con lo scambio di merci, cioè è la generalizzazione dello scambio di merci che generalizza queste condizioni dello scambio di merci. Cioè, insomma, il diritto moderno si sviluppa perché è tutt'uno con la generalizzazione del mercato. Il mercato moderno, capitalistico, non può esistere se non è universalmente effettivo che tutti sono liberi e uguali. È una condizione di funzionamento e storicamente lo ha sviluppato effettivamente, dove più dove meno, poi a un certo punto siamo tornati un po' indietro, però insomma, diciamo, nella fase progressiva della borghesia, tra virgolette, questi diritti si sono estesi proprio in virtù della creazione del mercato, cioè sono un portato del mercato.
E quindi, diciamo, è un modo, e di nuovo, struttura, sovrastruttura, queste categorie che nelle opere precedenti sono formulate, come dire, icasticamente in espressioni sintetiche, c'è la struttura, c'è la sovrastruttura, ci sono le fasi storiche, diventano qui categorie. Cioè Marx qui cerca proprio di far vedere perché i concetti giuridici fondamentali della società borghese siano tutt'uno con il modo di produzione capitalistico, perché è la, se noi vogliamo fare una teoria della merce non possiamo non avere queste categorie, non possiamo non avere scambio, non possiamo non avere individui liberi e indipendenti. Questa è una teoria, per anticipare possibili critiche, questo non significa che storicamente funzionerà tutto così liscio liscio, che nel processo storico questi rapporti nascono, come dire, perfetti e maturi. Questa, come dire, è il concetto di capitale. Il concetto di capitale implica queste nozioni. Queste, proprio perché è la razionalità intrinseca di questa cosa, in varie forme, in vari modi, con mille interazioni con contesti specifici, particolari, che nel corso dello sviluppo storico si hanno qua e là, eccetera, eccetera, si adatterà, cioè avrà percorsi via via diversi, via via determinati, più o meno puri, tra virgolette. Non è questo il punto. Qui Marx non sta dicendo questo è lo sviluppo storico che è successo, che succederà inevitabilmente. Non sta dicendo sto descrivendo sociologicamente quello che succede ogni giorno qua e là. No, non è questo. Questa è una teoria astratta di questa cosa qua e dice se tu vuoi pensare queste cose non puoi non pensare anche quest'altre. Il complessissimo problema di come questa astratta teoria poi storicamente si eventualmente configuri o meno, eccetera, eccetera, è un punto estremamente complesso, però grazie a questa teoria noi abbiamo, come dire, una chiave d'accesso, una via d'accesso a capire, abbiamo una definizione di cos'è merce, abbiamo una definizione di cos'è mercato, abbiamo una definizione di cos'è individuo libero e uguale, e con queste categorie possiamo studiare lo sviluppo storico, possiamo studiare lo sviluppo economico, possiamo studiare la società contemporanea, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè non c'è identità immediata tra il concetto di capitale e i capitalismi, tra il concetto di capitale e la storia del capitalismo o dei capitalismi naturali. Questo è un complesso rapporto di mediazione che di per sé, voglio dire, è un lavoro complesso e lungo che non è quello che intendo, diciamo, intendo fare in questa sede almeno. Perché capite, è chiaro che il processo, la volta scorsa parlavamo del processo di accumulazione, è chiaro che il processo di accumulazione non filerà sempre liscio. Non è questo quello che si sta dicendo qua, dicendo che c'è un'intrinseca necessità al processo di accumulazione. Se si dice che c'è un'intrinseca necessità del processo di accumulazione, significa che il capitale nel suo funzionamento perfetto si dovrà accumulare, che nella sua natura tende ad accumularsi, e che se tutto fila liscio farà così e cosà e riprodurrà il sistema. Questo non vuol dire che filerà sempre tutto liscio. Capite? Se io faccio una teoria della circolazione del sangue e la faccio facendo vedere come funziona perfettamente, non vuol dire che nessuno mai avrà un infarto. Capite? Non è questo il punto. Se io faccio una teoria del corretto funzionamento fisiologico del rene, non vuol dire che non ci sarà mai una dialisi. No, anzi, quando c'è una dialisi potrò dire che un rene non funziona bene proprio perché ho una teoria di come il rene funziona bene. Capite? Avere una teoria del concetto di capitale permette di avere una strumentazione per affrontare miliardi di altre analisi che con questa strumentazione io posso affrontare sapendo dare il nome alle cose, sostanzialmente. Questo è quell'altro e quello è quell'altro ancora. Di nuovo, questo non significa che tutto funzionerà perfettamente come in un modello astratto puro. Però avendo il modello astratto posso vedere perché non funziona. Non so se con questi esempi un po' così ho reso l'idea di quello che intendo. E guardate bene che Marx stesso ci tiene a fare queste distinzioni, cioè a distinguere tra la modellizzazione teorica e il corso storico. Un esempio evidente di questo è il capitolo sull'accumulazione originaria.
Nell'edizione francese, e poi Marx dirà che quella doveva essere la divisione finale, Marx distingue tra il funzionamento dell'accumulazione nella settima sezione, diciamo, e il processo storico che ha creato le precondizioni della nascita del capitalismo, l'accumulazione originaria. Questo doppio livello è presente a Marx, e Marx tende a farlo, anche per esempio nel capitolo tredicesimo sulla grande industria, eccetera, eccetera. Prima sviluppa la parte teorica e poi mostra come storicamente certi rapporti si sono instaurati, sviluppati, eccetera, eccetera. Però quello può farlo di nuovo solo perché a questo punto ha dei nomi, ha un nome e un cognome da dare ai soggetti, alle categorie usate, e grazie a quelle può procedere a ricerche storiche, ricerche politiche, programmazioni, eccetera. Quindi, tornando brevemente al titolo, dove sono? Almeno faccio finita. Perché merce e denaro e non valore lavoro? Perché valore lavoro perde tutta la teorizzazione della socialità del rapporto di valore, perde tutta la forma di valore, perde tutta la teoria dello scambio, che invece sono determinanti a tutti i livelli per capire la teoria di Marx, a livello del criticismo, a livello della determinazione delle grandezze, a livello della comprensione di cosa e come si può misurare, perché in questa vecchia concezione l'ossessione è misurare in ore di lavoro empiricamente. No, questo no, non funziona proprio perché cioè, la dimensione sociale è mediata da scambio e circolazione. Domani, parlando della trasformazione, cercherò più nel merito delle determinazioni delle grandezze e del perché, secondo me, impostando diciamo il discorso in questi termini, si può evitare la tradizionale contraddizione, tra virgolette, e mostrare come la teoria di Marx possa essere, come dire, una risorsa preziosissima per l'ulteriore analisi economica. Perché, come dire, un altro dei limiti di questo dibattito è stato dire che Marx è coerente o no, in maniera alla fine funzionale a giustificare la teoria dello sfruttamento o meno, che è sicuramente un tema molto importante, però perdendo la prospettiva più ampia dell'opera di Marx come opera anche di economia, cioè vedere come questa opera possa essere utilizzata, sviluppandola, integrandola, ampliandola, per investigare il capitale finanziario, diciamo tutti gli sviluppi successivi avvenuti storicamente, che al tempo di Marx erano embrionali, e quindi per oltre a dire che non è contraddittorio, lo sfruttamento va bene, va male, però insomma Marx spiega perché c'è, utilizzarla anche come uno strumento d'analisi delle dinamiche del capitalismo contemporaneo. Domani ne parlerò più a lungo, però accenno brevemente che tutta la parte finale della teoria del capitale nel manoscritto è abbastanza diversa da come è nella versione engelsiana, ed è lì è chiaro che Marx sta pensando al rapporto tra l'accumulazione reale e l'accumulazione fittizia, cioè si sta ponendo in maniera consistente il problema del credito, del capitale fittizio, come sfera più complessa di tutta la dinamica complessiva del capitale. E quindi diciamo mostrare le strade aperte di questa diversa impostazione consente un accesso anche a queste problematiche, e quindi a non considerare Marx solo un ferro vecchio o una teoria buona per la seconda metà dell'Ottocento, ma poterlo utilizzare chiaramente integrandolo, sviluppandolo, aggiornandolo con tutti gli elementi successi posteriormente, però sostanzialmente come uno strumento utilissimo, fortissimo, effettivo per studiare e cambiare il presente. Va bene, adesso lasciamo spazio alle domande e agli interventi. Una cosa che non ho detto prima, solo che dopo pensavamo di andare al pub qua di fronte a finito l'incontro a bere qualcosa, quindi se qualcuno vuole fermarsi, ben venga. Prego. Sì, va bene. Prego. Dunque, io devo dire, cioè,
Praticamente, secondo me, il nocciolo della lezione di questa sera è stato il tentativo di dimostrare come l'interpretazione tradizionale della teoria di Marx, basata sul concetto lavoro, valore lavoro, non rende giustizia a quello che Marx ha veramente pensato. Allora, e questo va bene, però lei per dimostrare questo, secondo me, almeno per quello che ho capito io, se poi ho capito male me lo dica, secondo me lei ha messo al centro la merce, però pur mettendo al centro la merce, non ha messo al centro, oltre al valore d'uso e al valore di scambio, l'azione dei soggetti che usano, l'azione d'uso e l'azione di scambio. Cioè ha mantenuto, e infatti i riferimenti a Hegel sono stati puntuali, perché lei a un certo punto ha detto: qui abbiamo il sillogismo, no? Nelle prime tre, lo sviluppo della forma valore semplice, relativa e universale, no? Sono le tre categorie hegeliane: Einzelheit, Besonderheit e Allgemeinheit. Ma allora il problema, però, sembra che, appunto, anche in questa interpretazione di Marx, il processo che porta alla forma denaro sia come uno sviluppo lineare della forma valore, e non tenga conto invece che la comparsa del denaro nella storia indica una cesura netta che non può essere pensata come sviluppo lineare. E secondo me in Marx questa non c'è la percezione dell'importanza della coniazione del denaro e della moneta nella storia, perché appunto la sua preoccupazione fondamentale è quella di far vedere la forza la natura socializzante del lavoro, invece che di partire dall'idea che la società è la conseguenza di una sintesi dello scambio. Quindi c'è la percezione di che cosa sia la merce, ma non c'è la percezione invece di una concezione sintetica della società che è basata da sempre, da quando il denaro compare, sullo scambio. Cioè non c'è l'idea della... In questo senso è brutto hegelismo. Non c'è l'idea del... Oltre all'idea del valore d'uso e del valore di scambio, non c'è l'idea... La presenza dei soggetti che scambiano. La distinzione tra soggetto che opera azione d'uso e opera azione di scambio, e quindi sintesi sociale conseguente, e quindi comparsa della moneta. Infatti quando lui dice nel Capitale, cita Aristotele e dice: il genio di Aristotele è stato grande perché davanti all'identificazione di valore dice: io non so spiegarmelo. Giusto? Marx dice così. Non c'è spiegazione. Invece Marx dice: no, la spiegazione c'è. Ma dove la va a trovare la spiegazione, se ho ben capito? Non la va a trovare nella coniazione del denaro. La va a trovare invece nel fatto che allora era una società schiavista e non c'è il lavoro. Non c'è l'uguaglianza tra uomini. Appunto, lo stesso, peggio ancora. Peggio ancora, perché il... Se non capisco male, la coniazione del denaro come evento storico certo. È un piano diverso. Ma è un piano diverso, ma è un piano che non può essere...
dimenticato e presupposto come fine di un processo, come conclusione di un processo pensato come lineare. Non esiste. Che vuol dire pensato come lineare? È pensato come lineare perché quando lui agisce, fa l'analisi della merce, pensa, analizza le diverse forme valore, pensa che siano, che questo siano... Ma non è un processo storico quello? Eh sì. No. Questa è l'interpretazione che non le piace per niente, scusi. No, cioè, quella contro cui Reichelt, Bacca. Sì, ma anche se è una forma non empirica, ma invece... Ma non è un processo storico teorica. Era lui concettuale. No, nella sua intenzione non lo è, però lo diventa nella misura in cui per lui la forza socializzante fondamentale resta il lavoro e non lo scambio. Lo diventa nonostante la sua intenzione. Boh, me non pare. Anche perché nel capitolo... Allora, io distinguerei innanzitutto tra, ripeto, deduzione, diciamo, logica, tra virgolette, e instaurazione storica delle cose. Allora, diciamo, è un tema complesso perché Marx cambia in tutti questi sviluppi della forma di valore, lui la deduzione del denaro, dove sta il denaro, cambia varie volte. Nelle prime versioni... La forma di valore non pone mai il denaro. Addirittura nella prima edizione tedesca del 67, l'esposizione nel capitolo non arriva all'equivalente generale, non c'è il denaro. Il denaro è solo prodotto dal processo di scambio. Nell'appendice, per la prima volta, lui mette che anche la forma di valore pone il denaro, e poi nella seconda edizione tedesca mantiene questa cosa dell'appendice, cioè che il denaro, però lui lo dice proprio esplicitamente che questa è una questione storica di come a un certo punto il denaro, l'oro, diciamo, acquisti la funzione di denaro e quindi venga anche coniato come tale. Nel capitolo sul processo di scambio c'è una specie di fenomenologia di questo processo, dicendo come storicamente, attraverso vari passaggi, alla fine si arriva al denaro come equivalente universale. Però io distinguerei due piani, ecco. Io non direi che la forma di valore è una deduzione storica del denaro. È stata interpretata così. Ma tutta la critica a Engels, che Backhaus, Reichelt, tutta questa gente qua, muove ad Engels è proprio questa, che tu hai storicizzato questo sviluppo malamente, però perché così non è. Sì, però il riferimento al denaro come forza socializzante, cioè al lavoro come forza socializzante fondamentale, resta primaria nei confronti della sociale. Ma il lavoro astratto, il lavoro astratto. È la nozione di lavoro astratto. Ma l'adozione di lavoro astratto. Che non è accettabile, da una analisi radicale di cosa sia il denaro. La nozione di lavoro astratto implica la socialità, cioè implica fin dall'inizio che sia un rapporto sociale, perché solo in una società di scambianti il lavoro astratto è una categoria economica. Altrimenti non ci sarebbe. Quindi è implicito in quello, è implicito nella merce che c'è il denaro. Cioè in nuce, nel concetto di merce, c'è merce e denaro. Però quindi lei conserva il concetto di lavoro astratto. Ma come determinazione della merce. E quindi in sostanza continua a pensare che non ci sarebbe determinazione del valore delle merci senza la nozione di lavoro astratto. Domani cercherò di spiegare per me perché questo si può conservare senza incappare nelle problematiche tradizionali. Non capisco perché non fa il nome di Zorretel girandoci intorno. Forse si può fare, perché no, perché forse non volevo fare una lezione su Zorretel. No, comunque. Come al solito faccio una domanda in più punti. Uno è strettamente bibliografico, se cioè nel lavoro per la Mega e poi per l'edizione italiana del primo libro del Capitale, quello che forse si trova anche in questa libreria, se facciamo anche un po' pubblicità, avete trovato del materiale in più rispetto a quello che era stato pubblicato dalla Terza in un volumetto a cura di Cristina Pennavaia sull'analisi della forma di valore. Poi invece
Sulle traduzioni, vado a memoria perché non mi sono riguardato gli appunti prima di stasera, se poi interessa domani vengo più preparato. Io appartengo a quelli che hanno seguito anche gli incontri della passata stagione con Riccardo Bellofiore, che eccepiva su alcune traduzioni. Stasera due in particolare mi sono venuto in mente. Una riguardo l'espressione del valore, che Bellofiore suggeriva invece sarebbe stato opportuno tradurre come esposizione del valore. È tradotto esposizione. Ora qui la memoria mi tradisce. Noi in genere esibizione gli piace. Perché un po' esibizione. Forse era questa allora. Buona comunque. No, una di cui sono sicuro invece è la traduzione di carattere feticistico della merce, che lui contestava dicendo no, essere più corretta la traduzione precedente, carattere di feticcio della merce su arcano, e perciò avendo l'occasione adesso di poter sentire difendere invece la bontà della nuova traduzione, sapere perché e quali possono essere, al di là dell'aspetto strettamente linguistico, le differenze. Invece l'ultima cosa che chiedo, che invece è un po' più di sostanza, è questa. Trovo molto convincente lo spostamento di attenzione da valore lavoro a merce denaro. Mi sembra che però sia interessante anche capire perché nei vari marxismi siano prevalse posizioni diverse. Ho l'impressione, ad esempio, che la priorità sulla categoria di merce venisse vista con sospetto come una porta aperta verso derive di tipo esistenzialistico, l'alienazione, eccetera, eccetera. E questo spiegherebbe anche perché uno studioso rispettabile, per certi aspetti, almeno dal mio punto di vista, anche molto convincente come Althusser, si è permesso di scrivere una introduzione al primo libro del Capitale in cui diceva lasciate perdere queste fumisterie hegeliane, iniziate tranquillamente dalla quarta sezione, che è quella che contiene le cose concrete e non so, anche quella che gli operai capiscono perché risponde alla loro esperienza quotidiana di sfruttamento. E questo mi porta a concludere su un'altra nota, cioè che ho l'impressione che in gioco ci fosse anche quest'altro tipo di posta, cioè la priorità sulla sfera della produzione, un'idea malintesa di cosa deve essere la priorità della sfera della produzione sulla sfera della circolazione. Cioè, l'idea che partire dal valore lavoro significa stare nella sfera della produzione ed essere più radicali, mentre diversamente si apre la porta a un discorso di tipo riformistico che mira ad agire politicamente sulla sfera della circolazione, lasciando sostanzialmente immutata quella della produzione. Ma magari non so. Vabbè, c'è già abbastanza. Allora, nuovi materiali sulla forma di valore. Sì, sì, c'è praticamente questo. Penso addirittura sia la prima traduzione mai realizzata di questo manoscritto che redatto tra la fine, tra il dicembre 71 e il gennaio 72, in preparazione della seconda edizione tedesca e anche dell'edizione francese, che praticamente è il cantiere in cui lui, che poi lui utilizza per fare effettivamente queste nuove versioni del primo capitolo. E insomma, ci sono tutte le varianti, è molto, molto appassionante. E poi soprattutto ci sono un paio di passaggi in cui proprio lui, come dire, ripensa, si vede, molla un attimo le varianti e si mette a fare una riconsiderazione e va proprio in questa direzione, cioè l'idea che la sostanza di valore è sociale, cioè va intesa socialmente fin dall'inizio, che è un rapporto sociale, eccetera, eccetera. Quindi su tutte, diciamo, un pezzo che suona veramente molto bene alle orecchie di mie, insomma, che di interpreti che vanno in questa direzione. Comunque sì, il materiale c'è, abbiamo dato il titolo manoscritto 1871-72 e anche dove c'è la gestazione del capitolo sul feticismo della merce, quello che menzionavo prima.
è uscito nel sesto volume della seconda sezione, Ergänzungen und Veränderungen zum ersten Band des Kapitals. È il titolo del redazionale, non ha un titolo. Quindi sì. Dunque, traduzioni. Ne abbiamo parlato varie volte con lui. Mi pare che l'esposizione gli dispiacesse. Lo metteva, diciamo, con esibizione un po' alla... Però a me esibizione, onestamente, non mi suonava un po' strano italiano in questo caso. Ma tu dici con esposizione, pensa ad Astello? Sì, 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 sì. Perché il punto, la problematica è... Da Stellung è esposizione. Sì, infatti, non per quello. Poi la da Stellungsweise, no? Però lì il problema è che in tutte le traduzioni precedenti, in tutte le traduzioni occidentali, tra virgolette, non si distingue tra Darstellen, Vorstellen e Repräsentieren. Tutte e tre uguali. E addirittura c'è la famosa nota 101, in cui ci sono tutti e tre i termini, contemporaneamente, e in tutte le edizioni precedenti erano uguali. E sono proprio due concetti diversi, perché la Darstellungsweise, insomma, è chiaramente lo sviluppo concettuale che si esplica, diciamo, invece la Vorstellung è la percezione del rapporto oggettivo, come si manifesta alla superficie, quindi era una, secondo me, un punto delicato. Sì, chiaramente anche esporre in certi passaggi non suona meravigliosamente, però anche esibire aveva problemi analoghi, quindi alla fine siamo stati con... ora non so se ha cambiato, cioè se è diventato più in favore di esibire, però insomma, non... su questo, diciamo, però sul merito eravamo abbastanza d'accordo, ecco. Invece il fetish character del Vare, lui, perché questa è una questione sua sostanzialmente, perché lui distingue tra feticismo e carattere di feticcio. E, onestamente, io non ho capito che cosa intende con questa distinzione, e quindi io non la vedo onestamente questa distinzione, e quindi non mi, per questo motivo non so come dire, se è tradotto così non per far dispetto a nessuno, ma perché per me non vedevo la differenza, onestamente. Però lui lo spiega nella lezione, quindi magari riascoltando la sua spiegazione, però il motivo è quello, perché per lui sono due cose diverse sostanzialmente. La questione, sì, del vedere in questa parte una riemergenza, diciamo, di questioni dell'alienazione, sicuramente c'è, anche perché, che ne so, Rubel, no? Il lavoro alienato già presente qui era sicuramente... erano temi già emersi. Secondo me questo è proprio basato su un fraintendimento di fondo, di cui parlerò nell'ultima lezione, su che cosa significa dialettica e Hegel in Marx. E secondo me dialettica, Hegel, alienazione. Secondo me l'errore di Althusser è fare un tutt'uno di queste cose, e quindi, come dire, il suo timore è avere anche l'alienazione se ho la dialettica, avere l'alienazione se ho Hegel. Invece secondo me non è così, la cosa è più complessa, e avere Hegel non significa necessariamente avere l'alienazione. E quindi secondo me è un rischio potenziale, da cui però si può uscire, diciamo, si può non incorrere in questo. Onestamente qui di lavoro alienato non si parla. Si parla nel capitolo, non c'è riferimento al lavoro, anzi c'è una nota in cui Marx esplicitamente dice che qui ancora non si tratta del rapporto salariato, questo verrà solo dopo, eccetera eccetera. Quindi secondo me lui mette le mani avanti, lui non sta parlando dell'alienazione, della sussunzione, insomma, legata alla sussunzione, eccetera eccetera. Anche perché poi c'è una variazione nell'uso dei termini. Diciamo, nel Capitale non usa mai Entäußerung in questo senso, nel senso dell'alienazione essenzialista, tra virgolette, insomma, usa sporadicamente solo Entfremdung in questo senso. Quindi anche lì, volendo, si può andare a vedere un po' le occorrenze. Scusi, nel senso che non usa mai Entäußerung, nel senso che non usa mai Entäußerung nel senso positivo dell'alienazione, no, nel senso negativo, cioè Entäußerung in Hegel non è. È una nozione comunque positiva, non... dipende dai contesti. In Hegel, dico io. Sì, anche lì. Per esempio, nel capitolo sullo spirito alienato,
lì l'Enttäuschung diventa un Entfremdung e allora in alcuni passaggi ha valore negativo. Però non è riducibile a quello. Sì, sì, no, quello sono... Invece nei manoscritti, nei cosiddetti manoscritti del 44, Marx spesso le usa come... Indifferentemente. Anzi, addirittura a volte le mette insieme, Enttäuschung e Entfremdung. Sì. Quindi posso fare una nota solo per poi c'è... Solo, faccio una piccolissima parentesi, però è quando parla di feticismo, no? E chiaramente fa riferimento, c'è dietro Feuerbach, proprio se uno legge il testo non può non riconoscere che come gli uomini così, no, proiettano in un cielo, eccetera, un mondo fittizio agli dèi, così, no, nel mondo della merce, eccetera, eccetera, dello scambio e così via, per cui non vorrei che un iperfilologismo facesse poi dimenticare alcuni aspetti che viceversa, da un punto di vista anche proprio concettuale, tenendo conto di chi era Marx, della sua biografia intellettuale, eccetera, eccetera, sono importanti. Sì, diciamo, la sua osservazione è perfettamente, a mio modo di vedere, è perfettamente coerente con quello che dico io, non mi crea nessun problema, perché io lo vedo benissimo che c'è. E mostrare che è questo, veramente, io ho difficoltà a capire in che senso non dovrebbe essere politico a lungo andare, perché io sto cercando solo di far... Ora, diciamo, dato che questa è una critica che via via riemerge, a me sembra veramente un grosso malinteso, perché diciamo, mostrare, ricostruire come funziona una teoria e mostrare che in certi casi, in quei passaggi, certe interpretazioni politicistiche sono esagerate, non vuol dire non voler usare politicamente la teoria del capitale. Cioè, voglio dire che l'interpretazione operaista dei Grundrisse è sbagliata non vuol dire che io non voglio usare il capitale per criticare il modo di produzione capitalistico, semplicemente voglio, secondo me è più corretto formulare questa parte della teoria in un altro modo per avere uno strumento più efficace, per fare meglio quel lavoro, capite? Io non è che voglio neutralizzare un bel niente, ci mancherebbe altro. Secondo me, in certi passaggi, correre subito a conclusioni immediate per la politica è sbagliato. Questo non vuol dire che io non voglia usare politicamente Marx, cioè se questo voglio dire è così, non volevo fare questo. Ah, ok, va bene, no, sono affranteso, va bene. C'era lei, ma però non ho finito di rispondere a lui. No. Allora io aspetta, no, allora c'è ancora la fine, che ha la mano, no, perché c'è la fine della risposta. Produzione su circolazione, cioè il problema è sicuramente, però è ancora più serio, nel senso che il timore è l'idea che la circolazione determini grandezza di valore, cioè la paura di perdere la priorità della produzione è avere la determinazione del valore nello scambio, quello era sicuramente una delle paure, però domani cercherò di far vedere come secondo me non si possa andare oltre. Prego. Allora io sono veramente contento della parte, sono perfettamente d'accordo. Il fatto che si rappresenti il valore come un rapporto sociale di produzione, il rapporto sociale di produzione determinato dal fatto che i produttori sono produttori privati, che devono passare attraverso le porte colline dello scambio perché i loro lavori privati vengono riconosciuti come lavoro sociale, è una, diciamo, un'affermazione per me è perfettamente coerente con il cuore del pensiero di Marx. Non sono d'accordo su alcune affermazioni che pensano che la posizione tradizionale, quella che viene chiamata posizione tradizionalista, sia determinata da fattori puramente esistenzialisti o intellettuali o di processi di tipo alienazione di tipo di stampo politico. Ricordiamo che nel 52 il signor Stalin, carnefice della rivoluzione d'ottobre, ha scritto un testo a difesa
della sopravvivenza della legge del valore socialista. Ora, nel momento in cui si afferma che il valore rappresenta uno specifico modo di produzione sociale, che vede come soggetti protagonisti il produttore privato, nel momento in cui si afferma che il denaro è un rapporto sociale di produzione, se lo si scrivesse nel 52 come hanno fatto alcuni marxisti che qui non vengono mai ricordati, significava attirarsi l'anatema, l'attacco e magari anche la morte in certi casi, da tutta una serie di personaggi che qui vengono citati come marxisti. Questo per intenderci, non sono quindi motivi di ordine filosofico, ma di ordine squisitamente politico e rivoluzionario, che hanno martirizzato le forze rivoluzionarie, almeno dal 1926, distruggendo un'intera generazione rivoluzionaria. Secondo punto, e quindi mi trovo d'accordo con la sua impostazione, perché se la si porta fino in fondo si smaschera come il cosiddetto socialismo reale non fosse altro che un miserabile industrialismo di Stato, nemmeno capitalismo, perché nelle agricolture in Russia non raggiunse nemmeno il livello capitalistico, tranne i Sovox. Secondo punto, non basta dire quello che si è detto, come ha detto il relatore, ma forse poi ha fatto una piccola aggiunta sulla questione del salariato, per caratterizzare il modo di produzione capitalistico. In realtà questa affermazione caratterizza due modi di produzione. E qui so che tocco il tasto un po' delicato che ho già toccato con un bello fiore. Perché questo tipo di rapporto sociale caratterizza il modo di anche in modo mercantile semplice. So che si attacca sempre a Engels, ma io mi sono letto poco tempo fa, ho visto leggere un libro del Cipolla, in cui vedo che praticamente buona parte della produzione cittadina dell'Europa industriale vedeva come soggetti proprio i produttori semplici, la cosa mercantile semplice, artigiani e mercanti. Quindi secondo me, la teoria del plusvalore che può caratterizzare molto specificamente. Terzo punto, voglio lanciare già l'altra volta, lei ha criticato Engels. Allora vorrei storicizzare un po' il problema. Allora, l'imperialismo nasce e comincia ad affermarsi nel 1875 in Inghilterra. Poi si afferma nel 1880-1890 in Francia e in Germania. La prima teoria dell'imperialismo non è di matrice marxista, ma viene formulata da un borghese, Hobson, 1902. Ora, si pretende che un Engels, che aveva un'autonomia di lavoro di 3 ore, e lo sa bene perché è mezzo cieco, e che aveva come... aveva in attesa la morte e la pubblicazione del terzo libro prima di morire, si pretende che Engels potesse cogliere la dinamica di un nascente imperialismo in epoca a 72 anni e prima di morire. Qui si fa l'errore che Tombe fa a molti storici, che solitamente gli storici giudicano quando scrivono, fanno storia, scrivono sapendo già il passato. E quindi fanno l'errore, poiché sanno come va a finire, di criticare magari chi ha sottovalutato certi elementi. Quindi andiamo cauti. Engels ha fatto quello che poteva fare. L'imperialismo stava appena nascendo, e quindi lo sviluppo del capitale fittizio, Marx è grande perché già lo intuisce, lo vede anche nel terzo libro, anche di Engelsiana fattura. Ma Engels certamente non aveva ancora gli strumenti teorici per cogliere la dinamica di quello che Lenin chiama la nuova sovrastruttura del capitale. Ricordiamoci che per Lenin il primo è una sovrastruttura. Mentre la manifattura
era la sovrastruttura del capitalismo liberale, liberalismo è la sovrastruttura del capitalismo monopolista, in cui il soggetto principale e dominante è il capitale finanziario. Quindi, per favore, stiamo attenti a criticare Engels con dopo 100 anni. Se vogliamo criticare Engels, a fare l'errore di Engels, cerchiamo di stabilire oggi chi è capace oggi a formulare una teoria del moderno imperialismo, di cui alcune caratteristiche si differenziano notevolmente da quelle delle mie. Magari se riusciamo poi a andare avanti così facciamo fare le domande a tutti. No, io faccio un intervento che mi si risponde. Adesso le risponderanno, però magari poi ci sono altre domande, così facciamo tutte sempre. Quando guarda Engels, a me sì, esattamente questa questione dell'imperialismo che sollevava lei non mi fa parlato, io almeno non avevo... No, l'ha fatto già l'altra volta anche adesso, l'ha fatto da cielo. Critica la critica delle intenzioni, cioè, tipo io critico Lorenzo perché è vestito male, ma non ne abbiamo parlato durante la relazione, cioè, no, oggi sono ragazzi. A parte gli scherzi, diciamo, questa parte sull'imperialismo onestamente non mi pare sia stato oggetto di critica a parte mia. Ma è il primo, è il tuo mille capitale fittizio. Posso rispondere? Grazie. Quello che mi ero limitato a dire è che proprio è quello che ha detto lei, che il povero Engels si è trovato ad affrontare una situazione improba con un testo malmesso, doveva pubblicarlo, ha fatto del suo meglio. Però quello che è un dato di fatto è che i manoscritti originali e quelli di Engels non coincidono, e quindi adesso possiamo vedere quelli di Engels, quelli originali di Marx, perché no, insomma, era solo questo il punto, diciamo, anzi, rispetto ad altri che lo massacrano, il povero Engels mi era parso di essere stato delicato, insomma, ecco, di non aver esagerato, però questo mi sembra un dato di fatto, insomma, che i manoscritti originali della versione di Engels non siano uguali è oggettivo, insomma, quindi vediamo anche qual è la versione di Marx. Per quanto riguarda la produzione mercantile semplice, è una questione molto dibattuta, ovviamente, diciamo, le interpretazioni più recenti tendono a non considerarlo un modo di produzione, anche perché per come è formulato nella prima parte del Capitale, in realtà come producono non si sa, non c'è una teoria della produzione dei primi tre libri, non si sa questi come, si sa che sì, che sono produttori indipendenti e privati, ma in realtà come effettivamente portino a termine la produzione della merce non è spiegato, non c'è una teoria di questo nel testo. Io sono d'accordo nel ritenere che questa teoria della circolazione semplice funzioni su più modi di produzione, come di fatto storicamente ha funzionato. Ma questo lo dice di fatto anche Marx, perché, come dire, la teoria della circolazione semplice crea le potenzialità per la per il passaggio al capitale, ma non le pone. C'è la divisione della forza soggettiva e delle condizioni oggettive del lavoro e l'accumulazione di denaro non sono un esito necessario della circolazione semplice. E quindi, diciamo, il passaggio tra la circolazione semplice e la teoria del capitale c'è una cesura storica, diciamo, non è gli ulteriori elementi necessari a che si instauri il rapporto di capitale non sono dati completamente nella produzione mercantile semplice. Questo Marx la chiama nel testo preparatorio per la critica dell'economia politica, eine Voraussetzende Voraussetzung, cioè un presupposto che presuppone, perché da una parte è presupposto effettivo del modo di produzione capitalistico, ma dall'altra parte presuppone una teoria della produzione che non è spiegata da quei capitoli stessi. Quindi per questo motivo, secondo me, proprio parlare di produzione mercantile semplice come di un sistema di produzione non è corretto, perché non è mai di per sé un sistema di produzione, ma più o meno può essere, diciamo, presente in vari modi di produzione, però quello che è vero è che è effettivamente posto come sistema universale di circolazione bla 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 solo con il modo di produzione capitalistico, e quindi, come dire, il modo di produzione capitalistico ne sviluppa al massimo grado tutte le potenzialità che mette in campo, diciamo. Non so se ho risposto a tutto. Visto che ci sono tante domande, rinnovo l'invito a andare per quanto possibile. Hai individuato un altro ordine di precedenza. Prego.
Prego, allora, poi c'è lei. Allora, io non vorrei anticipare cose che magari capterà domani, ma dico quello che ho capito di quello che ha la sua relazione. Cioè lei ha sostanzialmente ripreso il dibattito sulla teoria del valore avvenuto negli anni 70 e ha sostenuto che era mal posto, improprio, in quanto si chiedeva alla teoria del valore di dare ragione dei prezzi e quindi dei valori empirici, dei valori fenomenici che appaiono nel processo di scambio. E questo è improprio. Però mi pare che se lei dice che la teoria della merce denaro è prioritaria, ma nel senso di significato, è la cornice della teoria del valore, su questo siamo d'accordo, però di per sé non porta alla teoria del capitale, che è una teoria del plusvalore, quindi una teoria del valore. In effetti, dalla sua esposizione, mi pare che l'accentuazione del fatto che in realtà i prezzi avvengono, si verificano, che le utilità, si verifichino nel processo di scambio diretto, porta questo modo di esprimersi molto vicino alla teoria dell'utilità marginale, secondo cui effettivamente i prezzi empirici sono dettati dal fatto che si trovano due singoli operatori di mercato che scambiano secondo le proprie utilità marginali. Quindi non spiega, ovviamente il lavoro non spiega i prezzi e i valori, i termini. Io non ho detto solo due, c'è la generalizzazione. Sì, la generalizzazione. Accetto la correzione, ma è lo stesso, cioè. Che sia universale. Un momento. Secondo me, in Marx, la teoria del valore è una teoria del motore dei prezzi. Cioè, Marx sostiene che il valore di per sé non si esplica mai in un processo empirico, ma nel momento in cui le società, qui Suisi ci aveva nel tempo in cui io studiavo Marx, adesso sono tanti anni che non lo pratico più, ma insomma, ci aveva spiegato come nei momenti di crisi, nei processi di crisi, le incongruenze che avvengono fra un regime che è dominato di valori di scambio e i valori d'uso che corrispondono a esigenze di riproduzione del meccanismo concreto della produzione, a questo punto la sfasatura si riassesta bruscamente, il valore impone la sua forza sui prezzi, i prezzi cadono, eccetera, e si avviene un riaggiustamento. Quindi il fatto che il valore e il tempo di lavoro nella sua generalità non compaia nei termini empirici degli scambi è una cosa perfettamente giusta e che condivido sicuramente. Però c'è sempre il fatto che il sostanziale è più forte del fenomenico, che il logico è più forte dell'empirico, anche se non nei termini immediati di un rapporto singolo. Diciamo che il valore agisca sotterraneamente con il modello di tra cose. Non direi che il fenomenico non è sostanziale, tra virgolette, cioè direi che gli effetti fenomenici e che chiaramente, tra virgolette, sono cosostanziali, cioè il modo in cui si esplica la legge non è indifferente, non è una semplice parvenza, ma ha effetti socio-economici rilevanti, insomma, diciamo. Prego. La manifestazione non è un'apparenza, ma è la manifestazione. Esattamente, è il fenomeno. Vado. Sì. Vabbè, innanzitutto buonasera, anzi buonanotte. È un po' restivo a intervenire, comunque mi scuso per il mio analfabetismo su Marx. Io ho letto attentamente il manifesto di Marx e Engels e l'ho apprezzato moltissimo. Del Capitale invece ho diverse edizioni, probabilmente prodotte anche malamente, credo dal tedesco, per cui insomma non conosco a
approfonditamente gli argomenti, diciamo così. Difatti sono qui venuto sia l'altra volta che questa volta, domani e quando sarà, per imparare un po' qualche cosa e conoscere qualche cosa del capitale, anche per approfondire. Comunque, detto ciò, se non ho capito male, lei ha parlato, scusatemi se dico una fregnaccia, insomma, metto un mercato di Marx nel contesto di Marx, non so, mercato, se posso usare questo termine, no? O lo metto tra virgolette, anche perché io, siccome ritengo che non sia una, insomma, l'ho apprezzato moltissimo anche per le capacità, ovviamente, apprezzate non solo da me, di analisi, e anche non considerandolo un ferrolecchio, se no non sarei qui. Ecco, e siccome faccio presente che non essendoci qui Marx, insomma, in carne e ossa, quindi io un po' chiederei, se possibile, ma forse se non ho capito male, questo argomento intendo affrontarlo domani, facendo un collegamento, no, con il mercato, diciamo così, attuale, no? Diciamo, se ci fosse Marx, o, insomma, perché secondo me nel mio piccolo, perché questo è anche ripartire da Marx, serve anche poi per criticare in maniera aspra il mercato attuale e così via discorrendo, no? Perché io sono molto critico al mercato attuale, poi qualcuno dice, qualche capitalista all'italiana e non solo all'italiana, che mancano le regole, però noi siamo, insomma, questo mercato e tutto il resto, le regole o meno, ci hanno portato a una crisi in cui siamo tutti praticamente coinvolti in maniera pesante, no? Quindi io mi aspetterei, magari a quest'ora, forse è troppo tardi, ma magari domani, insomma, un intervento, come se fosse Marx, insomma, critico e asperrimo nei confronti anche del mercato attuale e del capitalismo attuale. Grazie. E a sentire insieme anche altre due domande che avevo visto, c'era Mimmo e poi c'era... Posso, ma io più che una domanda faccio una proposta, nel senso che anche per rispetto al lavoro di Marx, nel senso che è tornato e ritornato infinite volte su queste pagine, no? Il relatore l'ha detto, penso che ci dobbiamo tornare e ritornare anche noi, nel senso che anche se ovviamente tutto quello che è detto nella prima sezione e all'inizio della prima sezione del primo libro assume capacità analitica precisa solo se letto come momento di transizione concettuale, teoria della produzione, eccetera, eccetera, eccetera. Io penso però che qui dentro già ci siano dei pezzi brucianti da un punto di vista di battaglia culturale, in prospettiva anche politica. E qui abbiamo la base di fondo del significato di critica dell'economia politica, in Marx, secondo me. Cioè partire dai rapporti sociali e spiegare perché i rapporti fra cose si presentano in un certo modo. Abbiamo l'idea che la merce implica necessariamente il denaro, e abbiamo anche l'idea iniziale di una contraddizione tra merce e denaro, tanto che Marx è qui che dice che l'esistenza del denaro e la sua differenza rispetto alla merce e apre la possibilità formale della crisi, no? Solo formale, ma se non ci fosse questa non potremmo neanche sviluppare il concetto di crisi. Abbiamo la costituzione del denaro come scopo fondamentale della società, no? Il pezzo che ci fa capire come e perché venga ricercata l'accumulazione monetaria incessante come scopo fondamentale della società, come espressione del continuo spossessamento e sfruttamento, eccetera. Abbiamo tutte queste cose e in più abbiamo una teoria, un abbozzo di teoria, perché su questo discorso è interessante, delle condizioni genetiche dell'esistenza della merce e dell'esistenza del denaro, cioè l'esistenza dei produttori indipendenti gli uni dagli altri. Tutti elementi che cozzano contro una certa qual piattezza ideologica e teorica della sinistra, ma anche della sinistra più radicale, insomma, da questo punto di vista, che credo abbia rimosso completamente i nessi logici tra questi elementi fondamentali. Ed è questa rimozione uno dei motivi per cui è stato rimosso effettivamente il tema del comunismo, al di là delle sbandierature ideologiche. Per cui io penso, è vero che la teoria di Marx ha effetto solo nello sviluppo complessivo, no? Nei rapporti logici interni, quindi non è che possiamo fare politica soltanto basandoci sulla prima sezione del Capitale. Però è anche vero che storicamente
i singoli pezzi della teoria marxista hanno funzionato appunto a pezzi. Oggi funziona il primo libro, domani funziona il terzo, durante tutta la fase della genesi dell'operaismo hanno funzionato le parti relative al macchinismo industriale. Credo che dovremmo di nuovo insistere invece oggi su questi punti, sia perché Marx non a caso ci è passato, è passato sopra, sia perché lì c'è, diciamo, l'aspetto genetico rispetto, ripeto, delle categorie e delle contraddizioni. Faccio solo un esempio che può sembrare un aneddoto, ma forse non lo è. Il tema dell'apparenza reale, tema filosofico per eccellenza, no? Avevi accennato tu, mi sembra l'abbia ripreso anche lui prima, è stato uno dei temi di un piccolo, per carità, episodio di conflitto politico all'interno di una formazione politica abbastanza rilevante dell'ex sinistra radicale, sull'interpretazione dell'Unione Europea e dell'Euro, perché c'era chi sosteneva che in realtà la forma di denaro interessava poco, perché interpretava il feticismo come denuncia del fatto che il denaro fosse un velo che ricopriva i rapporti sociali, quindi cambiamo i rapporti di forza all'interno dell'Unione Europea, quindi l'euro poi sarà modificato in base al mutamento di questi rapporti di forza, e chi come me ed altri invece sosteneva, no, guarda che il denaro in quanto tale è un rapporto sociale, quindi tu puoi cercare di cambiare i rapporti di forza finché vuoi, ma quello è un rapporto di forza incarnato in maniera materiale, tanto che si riproduce sempre in maniera apparentemente naturale. Quindi, per dire, una discussione sulla nozione di apparenza reale diventa anche oggi, può diventare anche oggi, una discussione di pesante effetto politico. È per questo che invito gli organizzatori, nei modi che vedremo, magari anche autoproducendo qualcosa, a ritornare su sta cosa, perché ritengo sia decisiva, proprio con il taglio che ne ha dato, insomma, il relatore prima. Grazie mille, sicuramente. Quindi non è una domanda che chiede. Infatti io rispondo. Io volevo solo una chiarificazione. Giustamente è stata sottolineata la differenza tra costante di valore e forma di valore. Però nella sua esposizione, mi sembra di aver capito, si è data troppa importanza alla sostanza di valore, quando è la forma di valore che domina il discorso di Marx. La mia è anche una domanda, se ho capito bene quello che ha detto, no? Perché? Perché detta così può sembrare una versione, diciamo, logicista, nel senso che poi la forma di valore si autonomizza completamente, non ha più nessuna relazione con la sostanza di valore, quindi con il valore umano, quindi certe versioni, Lebereichelt, è molto simile a questa versione logicista, mentre in realtà fra sostanze di valore e forma di valore c'è una dialettica continua in tutte le sfere del capitale, anche quelle superiori. Ho capito bene? Quindi, sì, sì, no, diciamo, sì, sì, no, io non è che voglio abbandonare la sostanza di valore, cioè, non ci mancherebbe altro, no, assolutamente. No, solamente volevo mettere in evidenza che gli elementi in gioco sono tre. Sostanza, grandezza e forma di valore, che questo chiaramente implica dinamiche diverse, sia rispetto a considerare sostanzialmente solo la grandezza o per esempio considerare solo la forma, perché proprio nei casi di Chris, un po', diciamo, una critica che si può muovere a Chris Arthur, anche a Reuter, insomma, membri di questo International Symposium on Marx and Theory, che tendono a sovradeterminare la funzione del denaro, addirittura nella determinazione dei valori, eccetera, eccetera, tra perdendo... Intanto mi sembra che nel dibattito sul capitale di un secolo proprio la dialettica tra sostanza e forma di valore è stata quella meno vista, me, non è che meno discuta, meno vista. Secondo me il nocciolo è lì, è vedere come tutti e tre sono categorie importanti, e vedere se si riesce a tenerle insieme tutte e tre. Un piccolo chiarimento, se ho capito bene, ha fatto un riferimento a una sorta di Marx che ci potrebbe essere ancora utile oggi per comprendere la finanziarizzazione, un pensiero moderno, e ha fatto riferimento ai Grundrisse. A quali parti? No, al manoscritto del terzo libro, dove è praticamente la prima volta in cui, diciamo, lui l'idea di scrivere Credito e Capitale fittizio come ultima parte della teoria del capitale ce l'ha fin dal 57. Se si vedono gli indici del tempo è sempre l'ultimo capitolo, parte della cosa. Però di fatto non l'aveva mai scritto, lo scrive per la prima volta nel 64-65
ed è l'unica versione che abbiamo praticamente, che purtroppo è largamente incompiuta. Però quello che ora anche di questo domani un po' anche a questo accenderò un po' domani, diciamo quello che secondo me lui cerca di fare in quella parte lì studiare il rapporto tra l'accumulazione reale e quella fittizia, come procedono, come interagiscono, diciamo. Rispondo a questo un'ultima cosa, ma non è quindi come vede tutta la vulgata che dice che appunto i grondolisti sono più interessanti del capitale, che dobbiamo smettere di leggere il capitale? Dipende, diciamo, non tutti lo dicono nella stessa prospettiva, tra l'altro. Però non voglio abusare della pazienza di tutti. Secondo me no, secondo me c'è chiaramente un'evoluzione anche successivamente che, come dire, la teoria del valore di mercato c'è per la prima volta nei manoscritti 61-63, la teoria del capitale fittizio c'è nel 64-65, anche il raffinamento, tra virgolette, della forma di valore procede evidentemente attraverso tutte le versioni. Sì, ci sono delle questioni, se riduce o no la dialettica, se riduce o no il conflitto, tra virgolette. Però tu, diciamo, ora non è il caso di entrare nei dettagli, però secondo me complessivamente a me appare evidente che la teoria si renda più complessa e più sviluppata. Grazie. Vuol dire che a proposito del capitale fittizio, per le categorie, la categoria della Begriff's Logik rientra in questa possibile definizione della finanziarizzazione. Ma non è Begriff, non è Begriff la finanziarizzazione. No. Begriff Messing, abbastanza. Cioè un ulteriore, diciamo, questo è Reichert dice che secondo lui andando avanti ci si perde un po' per strada, insomma, invece secondo me lui sviluppa ulteriormente, cioè ha una teoria delle parti che vanno oltre il capitale in generale. Abbozzata, però non ce l'ha. La Begriff Logik non sarebbe una caratterizzazione di questa no, secondo me no. Di questa evoluzione del capitale. No, è Begriff Messing. C'è una sua logica intrinseca. Va bene, se non ci sono altre domande chiudiamo qui. Allora l'appuntamento è per domani.